Ciao amici, io sono Dania e il Trono di Spade è finito e uno solo siamo levato dalla lista. Ma se non avete visto il finale di stagione, non vi preoccupate, perché ve lo racconto io come al solito, ok? Sì, allora. Se apre che motto kawaiya, diciamo, c'è sta il grande incontro tra Circe e Atomica e tutto il cucuzzaro che si portano dietro. Ci stanno del nuovo marito e moglie, Jamie e Bron, che fanno un momento di filosofia. Parlano che per me grigio non c'ha il pisello. Dice sto season finale cominciamo bene. Circe intanto si scalda la voce dicendo a montagna: sì, se cose vanno male spezza il culo prima Atomica, poi Arminion e poi con l'altri vedi tu l'ordine che ti piace di più. Dall'altra parte intanto Bron con tutti i soldatini dei Lannister scortano l'altro gruppo dei disperati. Atomica non c'è, però ci stanno varie carambate tipo il mastino con Brienne, che mamma mia si vede Tormund. Se dicono due cose carucce, tipo me pensavo che eri morto. Ah sì, e io me pensavo che eri nomo. I battibecchi dei ragazzini proprio. Poi però diventano due amorevoli genitori quando parlano di Arya. Hai visto quanta caruccia che... Hai visto quanto è cresciuta Caruccia? Sì, la nostra piccolina va in giro a segare gole con le maschere de lattice. E ridono, che quadretto. Ma se rincontrano pure Bron e Minion, che fanno tutti i cattivoni maci, capito? Se dicono un sacco di cattiverie. E poi finiscono con: che bello vederti. Sì, pure per me. Come se salutano i maschi, no? Tipo a stronza. Oh, a pezzo de me. E poi si abbracciano, carucci. Vabbè, poi alla fine della fiera a noi, ma che ce frega di tutte ste manfrine, non si sa. Se beccano tutti in piazza, c'è una tensione, regà, che si taglia col coltello a fette come a Jambonette. E tutti che si guardano intorno finché pam entra Circe, tutta vestita di nero, con sta musica greve, pare un funerale. C'è sta Azzurro, il fratellino vedigrafo, la montagna e tutto il resto, insomma. Mentre entrano c'è sta scena pazzesca con tutti scambi di sguardi di fuoco proprio. Circe col Minion, Neurone Greyjoy col fratello. No, né il fratello, è il nipote, Alberto Angela. Azzurro con Capitan Marvel, che quella Capitan Marvel, altro che Tormund, gli piace Azzurro. Però purtroppo lei ha fatto la fine di Jorah Friendzone. Cioè Azzurro non la guarda nemmeno, cioè lo sguardo so scambia da sola. E poi c'è Jon Snow, che non so cacca nessuno come al solito, non guarda nessuno, trasparente. Quindi lui si sente a disagio, non sa bene chi guardare, perciò imbruttisce un po' tutti a buffo così. A Sansa so, il mastino va dalla montagna, grande carambata tra fratelli. Lo guarda negli occhi e se pia paura. Mazza, io non me te ricordavo così brutto. Che ha fatto, mozzichi? Vabbè, comunque te stanno a venire a cercare. E tu lo sai chi te sta a venire a cercare. E se ne va. Così, a Sansa so. E il fratello quello, ma manco gli risponde, ma mica per niente, perché non ha capito chi cavolo è che lo sta a venire a cercare. Chi ha capito? Io non ho capito, manco io. Momento d'imbarazzo, perché Atomica ancora non c'è sta. Allora Circe gli fa ma squinzia. E il Minion guarda un attimo l'orologio e gli fa: moriva. Silenzio, un vergognosissimo, imbarazzantissimo silenzio infinito in cui nessuno dice un ceppone, stanno tutti là così. Sembra che stanno tutti quanti dentro un enorme ascensore a fai vaghi, tipo, manca soltanto la musichetta. Finalmente arriva Atomica, che si degna di rompere sto disagio. Aria come una diva di Hollywood, dal galoppo del drago. Ha fatto apposta arriva tardi, perché così ha fatto entrata effetto, capito? Già ha fatto capire a Circe chi è la prima donna. Circe però non gli vuole da soddisfazione, soprattutto per i draghi, e fa tipo finta che invece che su un drago arriva anche Alessio, cioè fa così, tipo ah sì, ma chi ha visti, ma che è? Non si stupisce per niente, anzi gli fa comunque se è in ritardo. E Atomica risponde: scusa cara, mi dispiace tanto. Però dice tipo, cioè non lo dice sentitamente, no? O dice tipo come se stessi a dirsi: gas troppo forte Atomica. Tutti e due i gruppi vanno a iniziare a parlare a quelli che dovrebbero essere un po' i portavoce, vogliamo dire, diciamolo. Da una parte il Minion e c'è sta, quello c'ha una capoccia che gli dovrebbero dare un cesto dei premi Nobel. E là invece attacca a parlare Neurone Greyjoy, che si chiama così perché ce n'ha uno solo infatti di neurone nel cervello. Stupido come una mattonella, mette subito tutti a disagio. Il nipote quello Alberto Angela si vergogna come se stesse a chiappe per l'aria davanti a tutti, come se Gian se dovesse vergognare abbastanza di se stesso, capito? Così Circe a Neurone gli dice: te devi da sta calmo se non dado. Solo allora si calma. Erminion in una delle sue incredibili intorte in
farci sedotti dei chiacchiere. E già da una bella sgrassata ai rodimenti de fondoschiena de tutti. Poi fanno vede a Circe o zombie. Ermastino lo tira fuori da uno scatolone come un conio dal cappello. E a sto giro Circe, che ha fatto tanto a coatta col drago, se perde dei pezzetti de cacca in giro. Come pecorelle nei pascoli, carucce. Bam! Corpo de grazia, convinta, così. Circe decide che aiuta Atomica a sfragagnare esercito di zombie. Dai! Purtroppo Jon Snow non perde mai occasione per starsi zitto. Circe vuole capire lui da che parte sta, così dice magari quando finisce la guerra coi zombie voglio capire se c'ho il nord o non ce l'ho. Quello invece de starsi zitto e fa ma non lo so, ancora non ho deciso, vedemo che aria tira. Gli fa il mio cuore è di Atomica e anche il mio bene e le mie pene d'amore. Ecco fatto, Circe se fa rode e gli dice vabbè allora ciao, non v'aiuto più. E se ne va. Quello Jon Snow ha fatto solo per far corpo su Atomica. Infatti si gira e gli ha fatto con l'occhiolino. Ma lei alza l'occhio al cielo e gli dice sei un celenterato. Cioè un essere unicellulare che non ha cervello, come il parameso. Hermione corre dietro a Circe e gli fa aspetta un attimo. Stiamo segarmi, non s'agitamo. Si chiudono una cameretta di Circe e riparte lui con farcitura dei chiacchiere. Circe se sta a fa un po' rode. Lo sta quasi a far spiaccicare dalla montagna come quel gioco, come si chiama acchiappa la tarpa, che devi dare martellate sulle tarpe quando escono dai buchi, no? Poi alla fine ci ripensa, Tyrion ha buttato sua cosa. Oh, ma sei incinta, lei è Tyrion, infatti sono incinta. Insomma, vabbè, c'è un momento d'amore. E Circe gli dice, vabbè, dai, ma aiuto, dai, sì. E invece no, ci hai creduto, vedi? Appena Arminion se ne va, lei va da Azzurro e gli fa, non è vero niente, gli ho detto una bucia, tu lasciali andare a massacrarsi da soli. Quando che sono rimasti i quattro gatti, allora poi Macross mi ha promesso che mi porta la sua armata dei cristoni e gli dà il corpo dei grazie. A questi. Che dici, come la vedi? Non potete capire quanto è nero azzurro. Azzurro nero. Nero azzurro. Forse non funziona tanto sta frase. Sa, guarda dall'alto un basso e gli fa me fai schifo. E se ne va. Se ne va proprio via, ciao. Se ne va via da Prodo de Re. In Tibet fa 6-7 anni. Intanto il paramecio ci prova proprio spudoratamente con Atomica. Lei fa un po' arestia e lui insiste, insiste, insiste. Ma dico, ma te pare il momento? Allora lei a una certa gli fa oh, azzi, guarda che non ce li posso avere i figli, quindi è inutile che stai lì a... E tu te credi che lui fa marcia indietro? No. Lui fa challenge accepted. Dice chi t'ha detto? A strega che ha fatto fuori Cardrogo. Lascia fare Atomica, poi vediamo se poi fa figli. Rimaniamo un attimo interdetti, cosa avrà voluto dire? Alberto Angela Guerfifone si ripia dopo 35 stagioni, gli viene la botta da eroe. Sfida quei quattro poracci delle isole de ferro che sono rimasti e prova a convincerli che devono annastar va Victor Victoria. A Prodo de Re. Il più maschio del gruppo gli fa no. E lui sì, no, sì, no, sì, no, sì, no. Sì, vanno avanti un po' così. Poi il maschione corca di botte. Non c'è speranza per quello scrocchiazzeppi di Alberto. Se non che il maschione gli dà un carcio in mezzo a gioielli di famiglia. Ma Alberto i gioielli di famiglia non c'ha più. Quindi infana piega, come se ci avesse una placca di metallo tra le gambe. Anzi, gli fa pure un sorrisetto, guarda, gli fa volevi. E poi corca lui di botte al maschione. Ma sta cosa dei genitali in un siparietto veramente trash. Mi sembrava boh, un cinepanettone anni 93 su Mediaset. Comunque si avviano a Prodo de Re. Scena epica, grande inverno, non potete capire. C'è sta stanza col professor X seduto vicino, mancabile. Convoca aria fresca. Ha mandato via Capitan Marvel e si è fatta mangiare il cervello da dito corto, non so, scordamo. Che vorrà fa? Entra aria come una folata di vento. Ompeto, fate voi sempre vento e alla fine. Sansa guarda dritta nell'occhio e gli comincia a dire omicidio, tradimento, che volemo fa? Allora tu te pensi che ce l'ha qua? Ma invece se gira a guarda dito corto, che stava lì come un'infame a godersi la scenetta del litigio tra fratelli, no? E gli fa, sei fin fardago, eh? Hai capito giusto, ce l'ho con te, dito co. Hai ammazzato mia zia, hai tradito mio padre. Quei baffetti mi fanno schifo e te puzza pure l'alito. Che volemo fa? Lui tipo... Fa una figura de cacca. Se sbatte come un tonno spiaggiato per cercare di convincerla che se sbaglia. Che lui è buono come il pane, gli permette che si compra le mentine, che si taglia i baffi, che si depila pure il petto se lei vuole, ma niente. Sansa inesorabile fancenno aria. E a quella gli pare vero che può far schizzare un po' di sangue sul soffitto. Lo chiappa da dietro per i capelli come un capretto e lo sgozza davanti a tutti.
fiumi de sangue, pare un film de Tarantino. E detto corto sto semmo levato. E il professor X non fa una piega, quello sta con gli occhi aperti che sembra che sta a guardare la scena, ma intanto con la mente sta altrove, capito? Sapete quando comincia la stagione nuova di Uomini e Donne, se sta a guardare i tronisti, queste cose qua. Però è un appassionato delle novelle, seriali di trash, queste cose così, no? Un boccar secco a grande inverno, va nella cameretta de Bran e sapendo la sua passione per le fiction gli fa: ah sì, non puoi capire che ho scoperto. E Bran: sì, io so già, Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati perché lui stava ancora con l'ex. Sì, gli fa lui. E Bran: beh, non mi serviva il terzo occhio per capirlo. E il secco: sì, però non te volevo di questo, te volevo di che Jon Snow è il figlio del fratello di Atomica Bionda, Robertino Targaryen, che si è sposato a sorella di tuo padre, tu zia Lamberta Stark, e quindi Jon Snow è l'erede al Trono delle Spade, perché è figlio del re folle e Atomica è solo la sorella del figlio, capito? Colpo de scena. C'è un momento in cui al professor X gli si intreccia il cervello, poi gli fa: no sì, guarda che non è così, perché Robertino stava sposato con la sorella di Oberyn Martello, Elia Martello. Eh no, è qui che te sbagli, gli fa l'altro, perché Robertino un segreto ha annullato il matrimonio e si è sposato con Lamberta, sempre in segreto. E Bran: ma che me stai a dire? No, funziona tanto bene quel terzo occhio, eh? E sai pure un'altra cosa, gli fa il secco: non si chiama Jon Snow, si chiama Egon. No, ma che stai a dire, questa è una cazzata, dice Bran. Bran guarda col terzo occhio e vede sia il matrimonio di Robertino con Lamberta, e poi vede Lamberta prima che sta a morire che gli fa a Ned Stark che si chiama Egon. Ma come Egon? Sì, Egon, come quello di Ghostbusters. Sì, che la differenza è che quella era un genio mentre Jon Snow è un paramecio. Parli del diavolo e chiedelo davanti alla porta della cameretta di Atomica Bionda. Sta lì che fa, che faccio? Busso, mamma mia, busso, no dai, me ne vado, vado a dormire. No dai, busso, busso, no vabbè dai, non mi pare il caso. Busso, Atomica apre, dice: ma chi è? Lui sa, guarda, lei so, guarda. Non si dicono niente, si capiscono con uno sguardo, lui in bocca. E poi c'è sta una scena molto imbarazzante che tipo fanno l'amore così, un po' così, ma imbarazzate. E fine, finito così. Ah no, fuori dalla porta della cameretta c'è Star Minion che fissa la porta con una faccia da funerale incredibile. Sai che sta a pensare? Aspetta che scopre Jorah Frenson. Vabbè, io adesso me ne devo andare. Vi ringrazio di essermi stati a sentire tutte queste puntate. Io ero Tania e ciao, grazie.